Ciao, carino. Ciao. Joe non è qui adesso. Dice di incontrarlo da Freddy a pranzo. Capisco. Dormivi quando sono entrata. Peccato. Magari un'altra volta. Ciao. Con piacere. Che spettacolo. Salve a tutti ragazzi, dal vostro bomber GNGF93. Benvenuti nuovamente in un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo a un altro episodio di Mafia 2, precisamente il quinto, non dovrei sbagliarmi ragazzi. Stiamo sempre in mutande per quel che mi riguarda. Dobbiamo incontrare Joe sempre, a solito bar a Freddy Is. Ecco qui, possiamo guardare questa beata giacca di pelle, che poi alla fin fine mi sembra di pecora, camicia nera. Siamo al quinto capitolo, Bombers, non ho visto il titolo, quindi direi che possiamo andare dal nostro amico Joe al bar. Direi di chiudere la porta, perché se no non è bello lasciare la porta aperta quando si è ospiti in un'altra casa. Cavolo, e qui la porta sembra aperta. Dobbiamo chiuderla. Ottimo. Che succede? Vaffanculo, brutta puttana! Ma torna io... qui, cazzo! Se non sai guidare, statene a casa, al tuo posto! Ma guarda... Non è la ragazza di Joe, quella? Beh, una di loro, comunque. Ok, ragazzi. Andiamo a vedere che sta succedendo. Non si tratta... La mia macchina, io vengo addosso alla tua! Guarda la sì. Mia macchina, cazzo! Amico, piantala. Che cazzo sei? Uno a cui non piace che parli in quel modo a una donna. Quindi chiudi quella fogna di merda e vattene finché sono di buon umore. Mi hai capito bene? Cos'è, la tua ragazza per caso? Beh, se non mi paga lei, allora mi paghi tu. Un'altra parola, spacco tutti. E ora levati dai coglioni, stronzo. Io. Ecco la parola in più. Giusto. Vediamo, ragazzi. Che cosa? No, è impossibile. Ho sbagliato i tasti, ragazzi. Vediamo un po'. Allora, chi deve pagare chi? Dai. Ehi, ma dove vai? Aspetta, però schifo. Chi è? Dai. Ancora ti alzi. Boom! Ecco qui. Grazie, carina. Ti devo un favore. Qualche volta fai un salto da me per una fetta di torta. Sì, grazie, ma adesso devo proprio andare. Ti piacerà, vedrai. Ora però devo scappare. Ci vediamo. Grande Vito! Ecco qui, ragazzi. Ci siamo guadagnati anche dei bei soldoni. Il tizio che abbiamo preso a pugni, ragazzi, era un imbomatato. Sì, che poi in seguito ci sarà una guerra tra il nostro clan. Prendiamo questa auto di schifo. Il tizio è già sparito, l'auto. Basta con la radio, ecco. Siamo andati nuovamente di nuovo contro l'altro, ragazzi, ci becchiamo tra un po' da Freddy Is Bar. Ok ragazzi, eccoci qua, siamo arrivati al punto che dobbiamo uccidere qualcuno. D'altronde è un gioco che si intitola Mafia 2, che devi fare se non uccidere persone? Allora, dobbiamo andare da Harry, a prendere l'attrezzatura. E tu che ci fai alla mia auto? Vai via. Ok ragazzi, dobbiamo prendere l'attrezzatura da Harry. Ecco, spostatevi per favore. Ecco. Ok ragazzi, andiamo da Harry. In pratica il signor Gurino, il boss del quartiere italiano qui, ci ha incaricato di uccidere un ciccione di merda. E non so che è successo tra di loro, ma ci sono state delle incomprensioni, insomma, e quindi deve sparire dalla faccia della terra.
Ok ragazzi, arriviamo dal nostro amico Harry e vediamo che cosa da proporci. Nel furgone fuori in cortile ci sono mucchi di munizioni. Prendi pure, è già tutto pagato. Ok, bomba, eccoci qua, questo signore qua, Harry, ci ha regalato, insomma, Harry Tommasino. Ciao bello, ci hanno andato a recuperare una bella mitraglietta che poi vedrete prossimamente in questo episodio. Mamma mia ragazzi, quando ha scoperto che eravamo stati dei soldati, insomma, un'ora o due al massimo per congedarci e fare il nostro lavoro. Insomma ragazzi, adesso dobbiamo andare a fare fuori sto tizio, vediamo, questo ciccione nemico di Luca Gurino, il boss italiano, e anche di qualcun altro a quanto mi pare. Ok raga, dobbiamo guidare prudentemente perché sennò la polizia ci rompe le scatole. Quindi niente radio, niente, non possiamo fumare alla guida e ci becchiamo quando siamo arrivati ragazzi. E voilà bombers, come potete vedere il paesaggio è strafighissimo. E contate che siamo su PlayStation 3, raga, con il cavo HDMI, sì, stiamo registrando, bypassando il protocollo HDCP. Immaginate, cioè, il terzo capitolo che uscirà tra un po' di mesi su PlayStation 4, Xbox One e PC. Rendetevi conto, se avete un PC mostruoso, immagino come sarà la grafica, ma già su PlayStation 4 di per sé è buona, su Xbox uguale. Attenzione alla polizia, dobbiamo guidare prudentemente. Ragazzi, siamo quasi arrivati alla location del massacro che ci sarà tra un po', scusatemi, e località Sand Island. Ok, dobbiamo incontrarci con Joe ed Harry, il contratto è suo, ma per uccidere questo ciccione gli serve il nostro aiuto, ovvero quello di Joe e Vito. Vediamo ragazzi, appartamento 233, Misery Lane, 2 ore più tardi, quindi... Ehi Joe, che fai, dormi? Di dove sei, Harry? Sei cieco. Hackers. Come mai negli States? Mussolini. Ti hai preso un biglietto, eh? Ma che simpatico, Joe. Mio padre era un uomo d'onore. Le cose sono andate male quando è salito Mussolini. Il mio vecchio ha pensato che mi avrebbero arruolato o arrestato. Così mi ha mandato qui e mi ha trovato un lavoro con Clemente. Non mi piace sta cosa. Che cavolo fai segni? E tuo padre invece? Ha detto che era troppo vecchio per il viaggio. Mussolini l'ha fatto arrestare. È morto in prigione. Ci hanno nemmeno restituito il suo corpo per il funerale. Brutta storia. E come le fai così bene? Arrivano, quelle auto nere. No, ragazzi, sta cosa mi puzza. Mira il bastardo grasso, dobbiamo farlo fuori prima che... Bene, ci sono. Shit, ragazzi. Ok, vediamo, inizio. Ok, dai. Dai ragazzi, dobbiamo inseguire il grassone dentro la distilleria. Picchio Joe, dai, non va. Benissimo.
bella soluzione. Andiamo. Ecco, arrivano altre auto. Oh sì. Aspetta. Aspetta. No. È un casino totale nella mia. Muoviti, Vito! Non possiamo far scappare quel ciccione di merda! Non che non ci scappa. Prima tu, sì, ma un po' di armi. Ok. Vai, ti copriamo noi! Sì, con un po' di armi, eh! Ok, niente. Veniamo a prenderti, porcellino! Porcellino, vieni qua! Vieni. Immortacci tu! Beh, let's go. Adesso vediamo. Quando sei a riparo primi va bene. Oh cazzo, attenti! Cosa cazzo è? Dove cavolo sono? Non li vedo. Ah, di qua. Immortacci tu. Ora l'intero cazzo di posto finirà in cenere. Dai, andiamo. Oppo, vediamo un po'. Limote. Vediamo. Di qua. Sei morto! Sì, vabbè, ma non è giusto, raga. È gioco. Gioco nel fucile, ma dai. Dai, ma falla finita. Mi stavano uccidendo, benissimo. Qui non è come su television, raga, non possiamo fare quello che vogliamo. Aia, che ce la bomba. Questo è meglio che ce lo leviamo di torno, fin da subito. Qui non c'è niente, non c'è nessuno. Arrivo, capo. Ok, raga, prendiamo il fucile a pompa. Ah, bello. Adesso proviamo. Cucci. No, io non ho paura. Oh, fail. Fail incredibile. Ciao, bello. Hai visto? Un eroe di guerra. Ok, abbiamo un po' di munizioni. Ma la legno, mia sorella. Ah, davvero? Infatti. Ok, il blitz è iniziato, raga. Vediamo se arriva qualcun altro di qua, libero. No, ecco. No, ma quello è. Ok, raga, dov'è sto ciccione? Rimani dove sei! Sì, già, non pregarti le mie coperture, però lo trovo sempre. Ok, prendiamo. Non lo vedo, Joe. Concentrati, vedi? Sto cercando di concentrare. Aia! E un attimo di copertura. Ah, non va bene. Tu sei un coglione. Let's go, raga. Vediamo. Munizioni. Sì, un attimo. Munizioni, benissimo. Prendiamo il pulsante. Usa ascensore. L'ho capito, vabbè raga, dai, prendiamo sto ciccione di merda. No, fuggilo a pompa. Che minchia fai, Joe? Cosa? Che roba buona, dovreste provarlo. Non si beve durante il lavoro? Ecco, appunto. Attenzione a qua, raga. Eccoli che arrivano! Joe, attenzione! Andiamo! Boh! Ciao bello! Ha un esercito, noi cosa siamo? Noi cosa siamo? Stanno sparando, porta puttana! Vito, fai sei tu l'esperto! Sì, aspetta un attimo! Aspetta! Guarda se muore sto babbuino del covo. Fammi prendere l'arma. E poi che desola. Oh, capis. Prendiamo le munizioni, raga. Dove sta?
Aspetta, fammi prendere il fucilozzo, copertura. Usci! Chi è crepa? Allora, ci sto un altro nemico qua. Mi spieghi dove stai sparando? Io? No. Mi sono pisciato addosso, aia! sì, questa è stata bella tosta, raga. Allora, prendiamo questa che è bella. Ehi, ciccione! È arrivata la tua fine! Uccidetemi! Vi prego, sono sposato! Dovete pensarci prima. Farò tutto quello che volete! Non uccidetemi! Per l'amor di Dio! Don Clemente demanda i suoi saluti. No! Cazzo! Ah, cazzo! Cazzo, ti dispiace! Ecco, ecco le esecuzioni che mi piacciono un casino. Dove ti ha preso? No, non sto bene per un cazzo. Mi ha preso la gamba, cazzo! Oddio. Già. Vegliati. Sta perdendo sangue dappertutto. Portatemi dai greco. Il fottuto pettore. Il fottuto dottore, idiota. Ok, calmati, saremo lì in un minuto. Quello greco, il fottuto. Chiamolo alla macchina. Madonna santa, pesi più di quanto sembri. Sì, mi sembra più che altro un beso morto, ragazzi, dobbiamo portare... Mi ha quasi fatto saltare le palle. Rilassa, te li ha mancati di un mito. Vediamo. Nemici in arrivo. E tu, invece di guardare sti cazzi, perché non gli hai sparato subito? Usci. Attento. Questo? Ma che cazzo. Voglio morire. Puoi iniziare a camminare se non smetti di segnare. A che sono io quello che vuole essere qua, quindi. Ma porca miseria. Vaffa pezzo di male. Quanti ce ne sono? Vediamo se ne arrivano altri. Aspettate, ragazzi. Non scendete. Io. Ok. Di fucile a pompa si perisce. Vado prima io avanti. Attenzione. Lo sapevo, il mio 13° contratto. Porta via la casa. Stai dicendo, bastardo fortunato. 13° contratto. E infatti come via? E dove andiamo adesso? Via scendo. Yes. Ok, raga, scendiamo di sotto. Di qua è l'unica via. Trovo una via d'uscita. Dove vado, scusa? Di qua? No, ci stai fuoco. Di qua... merda. Ecco, di qua ci sta qualcuno? No. Ok, raga, Harry è ferito, dobbiamo portarlo dal dottore di fiducia, insomma, tra virgolette, non di famiglia, perché se no arrivano le monete e anche la polizia, ovviamente. Tutto sto bordello sta girando là di sparatorie, ha attirato l'attenzione. Se ti schianti le condizioni di ieri peggiore. Che è solo un bravo. Il dottore ti mette qualche punto e poi andiamo tutti a festeggiare. No, sul serio. Shh. Ora non deve parlare. Risparmia le forze. L'ho visto fare in un film una volta. Davvero? Che cosa è successo? Questo veicolo è ricercato. Ma vaffanculo! Ah sì, adesso ti faccio vedere io il gioco come si guida un'auto. Gesù, guida come mia nonna, ma se ci sta la polizia che c'è in sé. Oh, capisci? Ok, raga, proseguiamo. Eddie è rimasto ferito nel suo 13° contratto, anche se da quel che mi ricordo io non è un vero uomo d'onore come suo padre. Non possiamo dire altro, ragazzi, non facciamo spoiler, anche se voi conoscete la storia, raga. E la polizia ci sparerà a vista. Baffangina! Guarda! Guarda questo! Ma non so guidare! Porco Giudo! Porco Giudo! Andiamo! Buco nella gamba grosso come una palla! Portami dai greco, cazzo! Portami dai greco, cazzo! Vabbè, raga, ci stiamo provando! È la seconda volta, abbiamo circa
40 minuti per arrivare da dottore e dottore. È il greco, un dottore. Ma è risveduto? E lui ti mette a posto senza fare domande. Diciamo che è la soluzione quando non puoi andare in ospedale. Perché non dovrei andare in ospedale? Perché se ti presenti lì con un buco di proiettile. Ma dai, ma come cavolo ci ha visto? Quindi è il greco un sacco di bug del cavolo. Oh shit, ragazzi, ci sta la polizia sulla sull'alternativa. Sì, in effetti come cosa sembra piuttosto strano, che se ti becchi un tramezzino e una Coca-Cola. No, no, niente polizia, va. Sì, ma dai! Vede che ci stiamo allontanando, non che ci stiamo avvicinando, Chukap, riguardati questo episodio che sarà mozzafiatante. Harry ci sta lasciando le penne, ovvero le palle, quindi un metro più in là non ci sarebbero stati più. Abbiamo la polizia davanti, per favore, vattene via, aspettiamo un attimo. Ok, siamo arrivati, ragazzi, con qualche problemino. L'ho visto, l'ho vista. Ecco qua, raga, Harry mi sa che è salvo. Ah, questa qua! Sopetata! Sei il greco, il dottore? No, sono il greco, il pittore, cazzo! Il mio amico sta morendo dissanguato. Dottore, abbiamo un favore. Portatelo dentro! Ehi, ho i tuoi soldi. Per il lavoro, prenditi. Devo anche aspettare. Ma grazie. Grazie di tutto. Ti rimetterei. Già, lo spero. Io rimango qui con Eva. Ci vediamo più tardi. Va bene. Ok, raga. Abbiamo il denaro necessario per saldare il debito di tuo padre. Vai a trovare tua sorella. Ammazzo. $2000. Aspetta. Fammi prendere la tua auto. So, mi serve in prestito. Dai, sì, solo in prestito. Dai, salvo, se no ci può. Non gridate, brutte troie del cavolo. Io l'ho preso in prestito non appena abbiamo terminato la nostra commissione e ve la riporterò. Ok, raga. Abbiamo terminato il lavoro qui, il ciccione è andato. Dobbiamo saldare il debito di. Sì, vai! Guarda sti imbecilli, non sapevano neanche guidare una volta e adesso è la stessa cosa. Ok, raga, dobbiamo saldare il debito del nostro papà che è morto, che in pratica ci stava pensando nostra sorella, per sdebitare, insomma, la famiglia. Ok, raga, andiamo da sto tizio e ci becchiamo tra un pochino. Eccoci qua, bomba, siamo arrivati dal tizio che gli dobbiamo dare i soldi per quanto riguarda i debiti di nostro padre. No, questa è l'abitazione della casa dell'abitazione della madre di Vito. Vediamo che succede. Ah, ma dovevamo portare i soldi a nostra sorella, cioè alla sorella di Vito, insomma, come si chiama? Fanny. Dove sta? Qua? No. Dove cavolo? Ah, fangina, è sotto. Ma è sotto? No, è sotto. Ok, vediamo un po'. Ne usciremo? Sì, dobbiamo suonare il campanello. Scalette! Vito, come va? Gli ho portato i soldi per pagare i debiti di papà. Oh, Vito, che bello! Volevo provare a vedere se potevamo pagare a rate. Un po' di soldi. Bene, ragazzi, abbiamo saldato perlomeno il debito che aveva il padre di Vito e sua sorella, aveva inguaiato tutta la famiglia. Dove sta la nostra auto? Anche se è rubata, però va bene così. Ok, raga, dobbiamo andare a casa, perlomeno qua vicino mi sembra, sì. E il ciccione è andato, Harry, Tommasino, l'amico di Joe e Vito. Ha un buco grande come una casa vicino alle palle, raga.
meno male che non gli sono saltate. Comunque, e torniamo a casa adesso, la giornata sta per terminare, sì, andando a dormire passi al capitolo successivo, ottimo. Ok, questo lo già sapevo, raga, quindi possiamo conservare un'altra auto nel garage? Sì, giusto. Ok, per questo capitolo è tutto, raga, apri la porta perlomeno, ci andiamo a prendere un caffè. Possiamo seguire in bacio la conferenza stampa di Microsoft alle 18.30, anche se è già iniziata. E magari faremo un video speciale per quanto riguarda gli E3. Faremo un riassunto breve. Se vi è piaciuto questo episodio su Mafia 2, mi raccomando, supportate la serie, lasciate un commento, un like, scrivete cosa ne pensate, condividete il video con tutti quelli che avete a portata in mano. Insomma, ragazzi, se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, naturalmente, se vi piacciono i miei video. Ragazzi, ci becchiamo alla prossima, al vostro Bomber, è tutto, bella, ragazzi.